Ciao a tutti cari amici e bentornati sul mio canale dedicato al disegno. Oggi non farò un disegno, ma spiegherò un argomento molto interessante, se non fondamentale, per tutti coloro che intendessero disegnare bene. Le regole che enuncerò, anzi la regola, sarà relegata anche all'interesse di altri professionisti quali fotografi o videomaker, comunque professioni o persone che siano correlate al mondo figurativo, ecco. Allora, per il disegno è una regola d'oro quella che sto enunciandovi. Allora, di che si tratta? Come disegnatori, anche se siamo agli inizi, dobbiamo tener conto di una cosa: come poter attirare in modo efficace l'attenzione di chi guarda il nostro disegno. Dove desideriamo che l'attenzione di chi guarda il nostro disegno sia veicolata, ecco. Si può ottenere questa cosa in tanti modi: con la tonalità di colore chiara piuttosto che scura, scura piuttosto che chiara, oppure col bilanciamento, come vi farò vedere dopo, in piani: il piano più vicino a noi e il piano più lontano rispetto a noi, quindi a livello prospettico. Oggi ci occupiamo di questa regola, appunto, la risottolineo, talmente importante, fondamentale. Allora, come vedete, qui ho abbozzato un cielo per prova a matita, non è molto interessante, è un cielo grigio, ma nulla di più, ecco. Desidero che la mia attenzione venga in pratica posta su dei uccelli che volano. Dovrò chiaramente distaccare dall'elemento globale, che potrebbe essere anche semplicemente il foglio bianco, assolutamente. Come lo faccio? Chiaramente rimarcando nella tonalità. Il foglio è bianco, oppure questo disegno è molto chiaro, volutamente molto chiaro, per rendere più incisivo l'esempio che devo mostrarvi. Allora, comincio ad abbozzare gli uccellini. Uso una matita molto consistente, una 6B addirittura. Immaginate il rumore dei gabbiani, eccetera. Come vedete, la tonalità è scura. Questo, nella l'ottica di chi vede, attirerà immediatamente le attenzioni sul disegno, perché è una cosa che a dispetto della zona, della location su cui è disegnato, attira appunto l'attenzione. Adesso, per rimarcarne la consistenza, lo posso disegnare in nero con un Abiro Lampo Steel. Ecco, e in tal modo ho ottenuto il mio scopo. Come potete constatare, non l'ho disegnato al centro del foglio, ma l'ho leggermente spostato sulla sinistra rispetto al centro. Se avessi voluto effettuare una situazione con questo disegno più fotografica, mi sarei riferito in pratica alla regola dei terzi, cioè suddivido più o meno in tre parti quasi uguali il foglio, va bene a prenderci, ecco, una, due, tre, e avrei posto l'oggetto su uno dei terzi, su questa matita, quindi l'avrei disegnato qui, come se fosse stato qui, capito? Ok?
Bene, le regole vi sono anche per essere infrante, con intelligenza però. Allora possono avere dei contenuti molto interessanti. Benissimo. Quindi, se volete attirare l'attenzione con semplicità sul vostro disegno, non dovrete far altro che o lavorare sui toni, come ho fatto io in questo caso. Ho scurito l'oggetto principale più vicino a me e ho reso soffuso con una produzione di grafite soffusa, ecco, così molto alleggerita, il cielo in secondo piano. Facendo in tal modo, tutti i difetti anche del cielo vengono quasi annullati, perché l'oggetto identificativo centrale di tutto il discorso è qui. Bene, passo ora a un altro esempio, chiaramente, è un esempio che semplifica ciò che ho detto. Allora, questo è un disegno che rappresenta egregiamente l'effetto e la regola a cui mi sono attenuto poc'anzi. Allora, come vedete, si tratta di un cammello o un dromedario con sopra il suo dromediere. Che cosa capiamo? Innanzitutto che il dromedario col dromediere è posto più verso di noi, vicino a noi, è vicino, mentre in lontananza vi sono le piramidi e la testa di Cheope. Benissimo. La situazione grafica, che è netta, non è sfumata, come vedete non vi sono sfumature di sorta, ci porta a un periodo della giornata particolarmente accaldato e assolato. Infatti le penombre non esistono, il disegno è rimarcato in modo netto, o ombre o luci. Questa è una regola inscindibile quando volete dare un effetto di pesantezza, di caldo, di umidità, definiamo così, ecco. Bene, questo è un altro tipo di situazione. Questo disegno attira subito l'attenzione, dove? Su questo oggetto principale, che è posto vicino a noi, in prospettiva è molto più grande, occupa quasi tutta la parte del foglio destra. In lontananza si è disegnato in pratica la location dove è posto questo dromedario. L'ombra corta mi fa capire che voi non la vedete, ma è così, arriva qui l'ombra, dov'è il mio dito, ecco, da qui, ecco, dove c'è la matita, un po' più sotto c'è l'ombra. Questa distanza qui mi fa capire che è un'ombra che in relazione alla figura è molto corta, e pertanto mi fa capire che siamo intorno a un periodo della giornata suppositivo che possa andare dalle 13 alle 15, ecco, quando il sole è molto molto intenso, quasi bruciante. Bene, un'altra piccola accortezza che vorrei farvi notare è la composizione artistica, cioè questa io la chiamo J, una composizione a J, disegno un J, vedete? Una G, ok? Infatti segue un certo andamento lineare. Potrei aver disegnato una B qui e la Cheope farla qui. Allora, avrei potuto fare una composizione a C, da qui parto e avrei fatto, qui avrei messo, accennato un aereo che stava arrivando. Ecco, quindi avrei fatto una composizione legata in questa maniera qui, va bene? Ecco, questo era anche, penso, un utile accorgimento. Quindi, in primis date valore all'oggetto che volete disegnare, scurendolo un po' più del soggetto che state rappresentando a livello, diciamo, generale. In sostanza, semplifico questa piccola lezioncina con quest'altro disegno. Disegno è una parola grossa, no, è un esempio. Ecco, innanzitutto, dove vogliamo attirare l'attenzione? Bene, questa volta voglio stare sulla regola dei terzi e disegno sulla prima riga immaginaria della regola dei terzi, del bilanciamento dei valori. Qui, su questa riga, disegno un
una forma, ok? La scurisco. Visto che si tratta, sto utilizzando una matita molto consistente, una 6B, bene, accelero il tutto, così, semplicemente col dito, sfumandola, ok? Spero che non balli troppo il tavolo su cui disegno. Quindi faccio un altro intreccio. Vabbè, comunque abbozziamo sta cosa qui, prendetela come se fosse finita, anche se solo abbozzata, per voi è finita. Ecco qua, abbiamo finito. Che cos'è che attira la nostra attenzione ora? È semplicemente questa caverna. Chiaramente nel resto del foglio non c'è nulla, come potete notare. La nostra attenzione è esclusivamente posta su questa caverna. Poi potremmo farci gli alberi, se vogliamo, l'erba, una staccionata, cioè tutto quello che vi pare. Ma l'attenzione deve essere il fulcro visivo qui. In contrasto quasi netto con tutta la location che desideriamo disegnare successivamente. Chiaro? Bene, non mi resta che augurarvi un buon disegno e invitarvi alla prossima, senza prima avervi chiesto di iscrivervi se vi piace il canale, di commentare certamente, perché cresco attraverso i vostri pareri e commenti, si cresce tutti, e di selezionare la campanellina, mi raccomando, così sarete aggiornati nell'immediatezza di quando effettuerò altri lavori, e di apporre, se volete, che sempre molto gradito, se no sarei un ipocrita, il vostro bel pollicione su, eccolo qui, ok? Va bene? Vi auguro una buona giornata e un buon disegno, amici. Alla prossima, ciao!